Hanno solo 21 e 19 anni, i due comaschi arrestati ieri sera perché sorpresi a rubare all'interno dell'istituto scolastico Como Lago di via Brambilla. L'allarme è stato lanciato intorno alle 20:40 da un vigilante in servizio nella zona, insospettito da alcuni rumori. Seguendo il protocollo Mille Occhi sulla città, che prevede la collaborazione tra forze dell'ordine e istituti di vigilanza privati, la guardia ha così allertato la sala operativa della questura, che ha inviato sul posto le volanti. Inutile il tentativo di fuga dei giovani ladri, rimasti bloccati all'interno degli uffici scolastici. I due, come scoperto dai poliziotti durante il sopralluogo, erano entrati nella scuola rompendo il vetro di una delle porte antipanico. Quindi avevano forzato due distributori automatici di bevande, rubando poco più di 36 euro in monetine. Entrambi i ragazzi, inoltre, avevano addosso una bustina di marijuana. Arrestati per furto aggravato, i giovani sono comparsi in procura questa mattina per il rito direttissimo e hanno chiesto i termini a difesa. Sono quindi liberi in attesa del processo fissato per il prossimo 8 luglio. I due erano già stati denunciati a piede libero per un furto all'autolavaggio Valmulini e, sempre oggi, hanno confessato un tentato furto in via Napoleona nel 2012 ad un distributore automatico.